di Flushing Meadows, l'ha raccontato lo stesso Del Potro: in Australia non ci credevo, a Roland Garros gli sono andato più vicino dopo aver perso netto a Madrid e poi a New York ha calato i suoi colpi. Beh, però appunto i suoi, cioè, insomma, Del Potro è uno che ha delle qualità di spinta che gli altri non hanno, cioè lui spinge con tutti i colpi dritto, servizio dritto rovescio. Nessuno degli altri contendenti spinge con tutti i colpi come fa lui, quindi se le mette dentro è un giocatore di una pericolosità unica. Ready. Comincia la partita con Juan Martín Del Potro al servizio, dall'altra parte della rete c'è Fernando González per giocare in quarti di finale contro Radek Stepanek. González deve quasi giocare una partita sprint, cioè insomma cercare di perdere meno campo possibile e tirare il prima possibile. Sì, deve offrire possibilità di spinta all'avversario, anche se sul piano dello spostamento, insomma, forse si ci muove meglio lui dell'altro, ecco. Larga. Tutte e due però, ragazzi, tirano come degli ossessi, e non è che pensino tanto a risparmiarsi. Oh. 40-15. Game della partita per l'argentino. Guardando il punteggio della semifinale di Washington, nel primo set González aveva avuto 3 set point, non li aveva sfruttati, e poi c'era stato un tie break molto netto, 7-2 a favore di Del Potro, e González aveva subito il tracollo di quei 3 set point non sfruttati, era andato subito indietro 5-0 nel secondo set, aveva recuperato un break, ma insomma ormai la partita era andata decisa, quindi dal primo set, dai 3 set point non trasformati. Ma Del Potro non era ancora lui, cioè che Del Potro avremo, no? Dobbiamo scoprirlo dopo la vittoria all'Open degli Stati Uniti. C'è uno che ha capito che può diventare il numero uno, oppure uno che pensa di essere stato fortunato a vincere il titolo, il primo slam della carriera? A lui dice che è consapevole di poter diventare numero uno, ma ancora non è in grado, deve ancora imparare molto. Vabbè, questo è un atteggiamento giusto, nel senso che stare bassi, come si dice, non è mai male. No, è vero. Fra l'altro Del Potro l'altro giorno ha detto che è la prima volta nella carriera che gioca così tante partite in una stessa stagione. Esatto. Sono 63. Infatti lui è quasi 2 metri, non 1,98 m.
però insomma, muscolarmente non è che sia così completato. Si rigioca. E quindi si sente un po' spossato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista emotivo, psicologico. Però a differenza di Federer, che è arrivato all'ultimo anche perché era in finale domenica a Basilea, lui è a Parigi da venerdì, quindi la superficie l'ha provata. Ah, certo. Maglietta strana quella di Gonzalez, è piena di scudetti, di righe, di, non so, non capisco. È il profilo di una città, dei grattacieli di una città. Il terzo servizio consecutivo, Gonzalez. Uno pari. Ha deciso di rimanere sul contropiede Gonzalez, allora arriva a lungolinea. 15-0. E 30-0. Quanto cala quel braccione dall'alto dai suoi due metri. Sembra uno di quelli catapulte, è vero, che si vedono le crociate, l'ultimo film con Orlando Bloom. Servizio dritto, ancora a metri dalla palla Gonzalez. 40-0. Mamma mia, micidiale nel primo colpo dopo il servizio, quando già non decisivo col servizio del Potro è in vantaggio 2-1, primo set. Al servizio ci andrà Fernando Gonzalez, è appena cominciato l'ultimo incontro di ottavi di finale a Bercy. Ai 15 pari. Kenza.
tiro delle castagne di servizio, no, questo Gonzalez. Due pesi massimi. Mamma mia. Quell'errore di dritto di Del Potro. Due pesi massimi, per quello che quando tiro talmente forte sempre, per quello che quando sbagliano, possono sbagliare anche di tanti metri. Qualche dubbio di Del Potro. Non chiede il falco, due pari. Ha tirato due bordate tremende Gonzalez, ma con il nastro Del Potro fa il punto. Quasi come ride Gonzalez. Che poi Del Potro per muovere le lunghe leve dovrebbe avere qualche difficoltà, invece è molto coordinato anche. Lunga 30-0. Doppio fallo, no? Cosa ha fatto? Gonzalez, secondo me non lo so. Cioè non lo sapeva, ha fatto un giretto. Forse è partita, questa azione è partita dalla consapevolezza che la palla del Potro fosse out. L'unica spiegazione possibile. Questa follia balistica. A zero tiene il servizio Del Potro per la seconda volta consecutiva. L'argentino è in vantaggio 3-2 nel primo set. Intanto sono arrivate le dichiarazioni di Andy Murray, battuto da Radek Stepanek. Andy Murray che oggi è andato a letto alle 4 della mattina e quindi c'era poco da fare. Ha detto onestamente: il primo set l'ho vinto e quello che ha vinto 6-1. Perché servivo bene, perché Radek Stepanek non era ancora entrato in partita, e dopodiché non si può essere al 100% quando non si è praticamente dormito la notte e si è anche giocata una partita così intensa come quella di ieri con Blake. Ho cercato di fare del mio meglio, ha concluso Murray, ma pur avendoci provato in tutti i modi proprio non era possibile. Ma questi organizzatori di Bercy non si rendono conto che accontentando i giocatori più forti finiscono per in qualche modo ammazzare il torneo? Cioè loro vogliono i giocatori più forti che vadano avanti, no? Però se fanno così poi alla fine con questa compressione di partite incredibile alla fine poi è chiaro che qualche cosa succede. Ha trovato un lato positivo Murray nella sua sconfitta, nel senso che ha vinto la settimana scorsa a Valencia, ha rigiocato subito questa settimana e il polso, che era stato poi quello che gli aveva dato problemi nel corso dell'estate, almeno va bene, non gli fa male, quindi questo lo incoraggia in vista del Master che lui giocherà in casa.
Oh mamma mia. Le ultime due incursioni a rete di Gonzalez sono state dimenticate. È vero. Posto che già gli aveva dato fastidio in precedenza. Sì, no? Durante l'estate. Ma anche l'anno scorso, o due anni fa, non mi ricordo. Sì. Lo ricordo. Oh. Però. E anche Gilardino fa una cosa così. Mamma mia, il dritto però è in mezzo alla rete. Deve stare attento e non distrarsi, Gonzalez. 0-30. Stavolta gioca con attenzione, la volée. 15-30. Yes, sempre con Stefanchi oppure ha cambiato? Certo, mi fai notare che Stefanchi è con Roddick. Perché mi piaceva il sodalizio di Gonzalez con Stefanchi. Stefanchi lo aveva aiutato a gestire meglio il punto. Adesso lasciato solo mi sembra che sia ritornato a fare, insomma, sparafucile, insomma. Punto dopo punto. Abbiamo notizie di Roddick? Roddick lo rivedremo a Londra, almeno non ci sono stati segnali per cui non debba essere così. Ha rinunciato a giocare questo torneo, ma credo che abbia già ripreso gli allenamenti, quindi dovremo vederlo a Londra. Non basta la violenza a Gonzalez, contro uno come Del Potro deve stare anche attento a dove indirizza la sua violenza. Qui ha giocato un buonissimo rovescio lungo riga, ma poi la successiva volée, diciamo lo schiaffo alla palla, il successivo schiaffo era nella zona del Potro, che peraltro è ampia visto che ha due braccia che se le allarga fa 2,5 metri. Annulla la palla break. Larga, esce la risposta di Del Potro, che era passata sotto il naso di un Gonzalez, poteva soltanto guardare. Che errore. Però almeno questa, se fosse andata dentro, avrebbe dato il punto. Era una palla del 3 pari. Di nuovo palla break. La partita è abbastanza rapida perché giocano magari tanti punti ma pochi scambi. Non ha rotto, mi pare. No, si è rotto di questa racchetta, quindi
sospetto. González è uno che quando entra nel buco della rabbia fa uscire dura. Sì, ha dei blackout che gli costano carissimi. Un altro errore di dritto, sono stati tre gli errori di dritto, in particolare gli ultimi due gli costano il break, sale 4-2. Juan Martín del Potro con González che ha avuto la palla del tre pari. Lì però ha sbagliato quel rovescio lungo linea a campo aperto. Sì, il rovescio non è il suo colpo ideale, però è migliorato molto. E quindi possiamo considerarlo errore, ecco. E che poi ha sbagliato tre dritti di fila. Quasi. Questo è il problema. Bravo Del Potro, ha chiuso González nel suo angolo sinistro. E da lì costretto a giocare qualcosa di poco probabile il giocatore cileno. 15-0. Del Potro gioca dritto inside out, molto profondo, e l'altro può solo difendersi con il taglio incrociato. Oppure potrebbe fare un taglio lungo linea corto. Ecco, beh, farlo giocare da quella posizione di campo lì. Cioè tenergli la palla bassa. Sì, sembrerebbe essere l'unica possibilità quando viene pressato. 15 pari. Probabilmente è Ace. Chiede il falco González. Okay. 30-15, primo ace della partita per Del Potro. Bravo, bravo González, ha preso il centro del campo. Da lì ha martellato, poi anche con coraggio. Cercato l'incrocio, 30 pari. Però ha giocato tre colpi di controbalzo, attenzione. Cioè non è sempre festa. Comunque González è uno di quelli che tirano più forti in assoluto. È il bombardero della reina. In contropiede poi Del Potro, che non tira forse forte come González, però alla lunga distanza è capace di mantenere questo martellamento molto più a lungo. E poi tira molto profondo, vedi com'è sempre profonda la sua palla. È una palla con poca rotazione, quella che gli serve per tenerla dentro. Penetra molto nell'aria, quindi una palla che viaggia veloce nell'aria. E poi è profonda, va negli ultimi centimetri del campo. Col cambio di ritmo, una risposta col taglio indietro per González, poi l'accelerazione lungo linea, si va ai vantaggi, è la prima volta sul servizio di Del Potro. Qui lo ha punito perché si è spostato troppo per andare a cercare il dritto, tra l'altro Del Potro ha un buonissimo rovescio.
la risposta di Gonzalez, che immediatamente ottiene la palla del contro break. Avantage Gonzalez. Solo 121 chilometri a Roma erano 180 e quanti? 189. Però era un dritto d'attacco da tre quarti. Io non ci credo. L'ho visto io? No, ho capito, certo, l'ho visto anch'io, però mi sembra impossibile. Dici un errore del computer. Non lo so. La pragmaticità di Del Potro. Una bellissima seconda palla impedisce a Gonzalez di tirare con la risposta. Poi viene avanti a chiudere. Sai, i biomeccanici dicono che siccome si serve a 2,40 non si capisce perché non si possa tirare dritto a 190. No, per carità. Però non ce l'hanno ancora dimostrato, ce lo dicono e basta. Quindi. Avantage Gonzalez. Di nuovo palla del contro break. Solo così poteva uscirne Gonzalez di forza. La tua soluzione, quella che gli suggerisci del taglio indietro, non credo che sia contemplata dalle sue idee. Dalle sue idee tattiche. Però è rischioso un colpo del genere, quello che lui ha fatto adesso. Io proverei ogni tanto. Parità. Concede ancora qualcosa Del Potro. Terza chance di 3-4. Non è contento di questo errore di dritto. Fa bene ad arrabbiarsi Gonzalez, questa era una chance per lui, parità. Si è come piantato però, eh? È arrivato in corsa e si è come piantato col piede. Un eccesso di frenata, ecco. Rovescio lungolinea, tirato tutto braccio, procura a Gonzalez la quarta chance di togliere il servizio Del Potro e rimettersi in parità. Beh, non c'è dubbio che se lo esegue con queste percentuali Gonzalez faccia bene a giocare con questo rovescio lungolinea. Mette la prima Del Potro. Tiene di là, insomma. 14 punti nel game. Una palla del 5-2 per Del Potro e 4 del 3-4 per Gonzalez.
Avantage del Potro. Altra palla del 5-2. Tre volte col taglio sotto. Quattro. Gioco per Del Potro, tiene il servizio l'argentino dopo aver annullato quattro palle del contro break. Game durato quasi 10 minuti che consente a Del Potro di salire 5-2. Gonzalez serve e indietro 2-5, un break arrivato nel sesto gioco che lui ha avuto chance di recuperare per ben 4 volte. Non ci è riuscito. Fernando Gonzalez che è in gara anche per un posto al Master, mentre sono arrivati gli aggiornamenti dei conteggi da parte dell'ATP e Davidenko, nonostante la sconfitta quest'oggi su Söderling, però in virtù della sconfitta anche di Fernando Verdasco per mano di Marin Cilic, Davidenko si qualifica della quinta stagione consecutiva per lui, che è tra i primi 8 del mondo a giocarsi la passerella finale. Tra l'altro l'anno scorso si è giocato anche la finale, perdendola da Djokovic. Quindi a questo punto rimangono in 4 per un posto. Zocca. Il favorito è Verdasco, che però non può fare più nulla. E poi ci sono Söderling, Tsonga e, se vince quest'oggi, anche Gonzalez. 40-0. Quindi Roddick è dentro. No, Roddick è già qualificato. Chiede il falco Gonzalez. Davidenko è il settimo in pratica. Sì. Cosa ha buttato? No, ha fatto finta di buttare la racchetta. A 0 tiene il servizio Gonzalez. 5-3. Del Potro serve per chiudere il primo set. Sbagliata, troppo lungo lo scambio, non è neanche facile arrivare a tirare un colpo vincente dopo che non hai quasi più fiato nei polmoni. No, ma lui non sa tirare il dritto con piegamento dell'avambraccio sul braccio. Lui gioca sempre il dritto a braccio aperto, vedi? Tutto, e quindi lo sbaglia. Quando vieni vicino alla rete dovresti giocare, insomma, praticamente solamente con l'avambraccio, un po' come fai la Dan. 15-0. Trenta-0, direttamente col servizio del Potro. 30-0.
Watkins. 30-15. Un'altra prima per Del Potro. Ha aspettato Gonzales finché è riuscito a trovare la palla giusta, quella che poteva attaccare a segno con il dritto. E questa volta ha impostato un palleggio di grande mobilità e quindi ha sfruttato la migliore mobilità dell'avversario. Ha avuto grande pazienza ed è stato premiato. km/h. Sono già tanti. Ora c'è una seconda per Del Potro. Ai ai. 40-30. Era una chance. Sai che io penso che Gonzalez, psicologicamente parlando, abbia un eccesso di attivazione. C'è troppo carico. Qua, su questa palla qua, deve solo stare calmo, o va dentro il campo e tira, o se no deve solo stare calmo. Ha giocato un colpo di cui si è caricato da solo, autocaricato in maniera negativa. Set point. Lungo. Chiede il falco Del Potro. Ball was called out. Gli ha messo questa palla tagliata in mezzo al campo, molto bassa, su cui è difficile spingere. Però questa lunga. Annullato il set point. Mister Del Potro has two challenges remaining. 40 pari. Seguiva a rete la prima. Non ci va tanto spesso a rete. Mamma mia! Un'altra chance per Gonzales di togliere il servizio a Del Potro, che ha avuto un set point. Il primo dei due dritti di una violenza. Andava a 400 all'ora. Perché Del Potro era sulla palla, però è stata talmente rapida che ha fatto quello che poteva. Di nuovo in condizioni favorevoli Gonzales, deve servire la seconda Del Potro. Caricate. E fuoco. Ottiene il contrabreak Fernando Gonzales. Del Potro ha servito, ha avuto un set point.
sul 40-30, ha sbagliato il dritto, lo punisce Fernando González, quindi set che si riapre con il cileno che dopo il cambio di campo andrà al servizio lui stesso, 5-4. Il primo set ha servito sul 5-3, un set point sul 40-30 con un errore di dritto, González ci riprova. Tutto sommato direi che il cileno ha giocato un game di ribattuta con una saggezza inaspettata. Sì, è vero. Non tirando. E poi invece tira avendo pazienza e ha tirato quando era nella posizione giusta, nelle condizioni giuste, senza prendere un rischio folle. Io mi ricordo i primi tempi del sodalizio tra Agassi e Gilbert. Agassi ebbe modo di dire, ma Gilbert mi ha davvero stupito, perché spesso mi dice di tirare piano, ma qua ci sono delle situazioni del campo in cui mi dice di tirare due volte più forte, ed è proprio quello che fece Stefanchi con lui. 30-0. E lui sicuramente ha assimilato questo. Quando tira il dritto da tre quarti campo è irresistibile, però deve tirarlo dopo che ha preparato, insomma, la colazione. La risposta di Del Potro con le sue braccia lunghe e lunghe arriva ad agganciare. Beh, se Nadal ha la chele mancina, lui ha i tentacoli della piovra. Kans. 40-15, due occasioni per González di pareggiare nei game. E siamo 5 pari, merita questo pareggio il cileno. Del Potro però, insomma, non è riuscito ad affondare il coltello quando era ora. Oh! 15-0. Aiuto! E invece non rischia, gioca con saggezza e nel campo aperto Fernando González, gran punto in cui si è difeso dopo 3-4 bordate di Del Potro, è riuscito a rovesciare la situazione. Giocato questi tagli, no? Colpi di taglio, poi all'improvviso un'accelerazione che cambia l'inerzia del punto. Gli ha buttato la racchetta González. 30-15. Non c'ha tanta voglia di scherzare Del Potro. No, Del Potro vuole stare concentrato, perché si è già vista sfumare l'ipotesi del primo set, dove vuole mica perdersi dietro atteggiamenti che sicuramente potrebbero favorire González, che è più vecchio, più esperto. Molto esperto.
Ace, tanto per chiarire. Due palle del 6-5. Due ace consecutivi, tanto per chiarire ancora meglio il concetto. Del Potro sale 6-5 e Gonzalez, dopo il cambio di campo, dovrà cercare anche lui di procurarsi il tiebreak. Del Potro, che oltre ai tre ace ha messo anche in campo altri due o tre servizi vincenti, ha una percentuale non altissima di prime, 56, però con la prima ha perso poco e con la seconda fa il 50% dei punti, mentre sotto il 50% di prime invece Gonzalez. E poi però fa tanti punti, ha perso solo 3 punti con la prima. Questa è sicuramente una partita più di servizio rispetto a quella di prima, soprattutto dal punto di vista di Del Potro, grande solidità. Beh sì, poi anche Gonzalez, insomma, quando mette dentro la prima fa male. Cioè, tirano più forte questi due qua di quelli, sì, quelli di prima. Forse anche quelli, avendo visto il derby spagnolo con Nadal un po' sottotono, sembra che questi tirino ancora più forte, ma in realtà questi due tirano proprio parecchio forte in assoluto. Sì, non siamo ingaggiati da... ci non commettiamo un errore di parallasse nel guardare quello che succede. Insomma. Un errore di prospettiva, ecco. Per Del Potro questa è la terza partecipazione, intanto questo è Martin Rodriguez, che è l'allenatore di Gonzalez, è la terza partecipazione a Bercy. Nel 2007 c'era entrato con le qualificazioni, aveva battuto Feliciano Lopez, aveva perso da Nikolaj Davydenko, mentre l'anno scorso è entrato brillantemente in tabellone, ma ha perso nel derby argentino con David Nalbandian, un Del Potro che è arrivato proprio sgonfio a fine anno l'anno scorso, ha fatto una cavalcata pazzesca nell'estate e poi ha giocato l'autunno pieno di acciacchi, di dolori, di infortuni, con pochissima energia. Sì, anche in Davis, cioè. Infatti in terza giornata poi non ha neanche giocato, tanto prende un rischio forse eccessivo. Gonzalez si ritrova a 0-15. Serve per difendere il primo set. Invece gioca il suo dritto. 15 pari. Bel servizio. 30-15. Hai capito. Secondo ace. E Gonzalez ha due chance di giocarsi il primo set al tiebreak. Largo, difficile tenere in campo questo dritto, colpito cadendo all'indietro. Beh, però in uscita dal servizio, sai, cade all'indietro. E lui ha cercato di tirare lo stesso, questo. Cioè, avrebbe dovuto arrotare un po' di più, lì sì che andava bene una bella arrotata. Certo che Mano de Pedra tira sempre. Lungo. Di nuovo lo becca in uscita dal servizio Del Potro, che ha due punti dal set. Cioè, come ha perso questi due punti Gonzalez è incredibile. Cioè, due discrete risposte, ma non cose particolari da parte di Del Potro, e lui proprio non ha trovato il tempo sulla palla,
Ai ai ai, set point per Del Potro con tre errori gravi da parte di Gonzalez da quando ha avuto la palla del game. Sembra impufalito Gonzalez. È buona. Falco di Del Potro. È buona, mezza riga. Secondo ace del game, annullato il set point. Secondo set point. Secondo set point, sì, il primo l'aveva avuto col servizio Del Potro. Ai ai, per una volta mal piazzato con le gambe Del Potro, uno che sembra magari non dal fisico così leggero, però è anche uno che vede bene il gioco, cioè sa abbastanza dove andare prima. Sì, poi comunque è raro trovarlo fuori posizione. Lui viene anche dal calcio, quindi cioè le gambe funzionano. Prepariamoci. Prova a occupare spazio Del Potro. Non commette nessuna follia Gonzalez e quindi tiebreak a decidere il primo set, un primo set in cui Del Potro ha avuto due set point, il primo sul 5-3 con il servizio e adesso un secondo annullato da Gonzalez con un ace. Ci si arriva a questo tiebreak con un punto in più soltanto per Del Potro, 41-40. Una partita sostanzialmente equilibrata. Del Potro si lascia preferire perché mi sembra un po' più ordinato, però Gonzalez ha dei momenti insomma, di follia ispirata che sono difficili da controllare. Dopo aver tirato due sportellate si avventura a rete Del Potro, chiude con una volea abbastanza semplice, primo punto del tiebreak. Bella volée. Ha tirato con giudizio Del Potro nel campo libero, senza prendere troppi rischi, però violento e profondo. Facendo male, insomma. Ha un'aria Del Potro sordiona, quasi sordiona, come dire, vabbè, tu tiri forte, però vediamo chi tira più forte. Mini break ed è 2-0 per lui. Un'altra seconda per Gonzalez. Vabbè, butta la racchetta per terra, qui non ha cercato il recupero, ha cercato il vincente, perde un altro turno di battuta ed è 3-0 Del Potro, si becca anche i fischi del pubblico Gonzalez. Si becca anche la punizione secondo me perché ha spaccato la racchetta. L'ha regalata però, ed è la terza che cambia, anzi la seconda, insomma questa è la terza racchetta che usa, non è ancora finito il primo set. Campo, pur non avendo colpito bene Gonzalez.
questa volta gli sta dentro il cross di dritto, un colpo improbabile che però lui cerca spesso, perché spesso gli riesce. Cioè, lui, diciamo che gioca delle traiettorie che sono le più difficili. Queste sono piuttosto, diciamo così, adattate alla sua velocità di gambe e alla sua velocità di braccio. Recupera un mini break. Del 4-1 del Potro. Fuori tutta Gonzales, compreso il dritto, dopo il nastro, si gira con Del Potro in vantaggio 5-1. Certo, Gonzales ha dei momenti di blackout che sono inspiegabili. È vero. Io ho visto perdere una partita con Tipsarevic a Wimbledon da 5-2 al quinto per lui. Dovrà leggersi il tennis sul divano di Marcella Marcone, sì, che uscirà a dicembre. Un libro che si può scaricare da internet attraverso il mio libro.it e che i cui proventi andranno alla Fedelux, l'associazione istituita in nome di Federico Luzzi. Due servizi adesso per Del Potro, la possibilità nuovamente di chiudere un primo set che lui in teoria aveva già vinto quando ha servito sul 5-3 e 40-30. Lungo, errore di Del Potro, 5-3. Adesso si è rimesso a giocare Gonzalez. Se vuole sapere che fare su questa palla tagliata profonda di Gonzalez, Del Potro. Torna repentinamente indietro Del Potro e porta a casa il punto. Gonzalez ha sbagliato forse Del Potro la direzione dell'attacco, è andato a toccare il dritto di Gonzalez e si è messo in difficoltà. Perde due servizi Del Potro e quindi come il set anche il tiebreak si riapre. Qui ha toccato il dritto, sai, però era in una posizione che giocare contro il rovescio sarebbe stato ancora più problematico. Ah, questo, rovina di nuovo qui. Tutto Gonzalez. Gioca benissimo i due punti di servizio dell'avversario, poi fa set point per Del Potro, 6-4, ne arrivano altri due per l'argentino. Primo sul servizio di Gonzalez. Cercato un servizio solo di taglio ad uscire Gonzalez. Annulla un altro set point del terzo il giocatore cileno, ma adesso torna ad avere il servizio a disposizione Del Potro. 6-5, a questo punto non può più permettersi di sbagliare l'argentino. Beh, non dovrebbe, insomma. Anche se questo set così alterno
tutta, ci sono state parecchie situazioni cambiate. Ha preso di manico la volée del Potro e questa la mette in rete. Annulla un altro set point, Gonzalez si gira, sei pari. Ma sì, buttiamo via la bottiglia. Ancora un servizio per Del Potro. Che set. Sembrava rapido, invece poi è diventato lunghissimo. Siamo un'ora e quattro minuti. È un primo set però che è strategico per Gonzalez. Lui ha necessità di vincerlo. Nastro! La palla passa. Come passa il set point dalle mani di Del Potro a quelle di Fernando Gonzalez. 7-6 e servizio per il giocatore cileno, che ne ha salvati 4. Poi vieni punito, se li sprechi alla fine vieni punito. La dea bendata dice vabbè, allora non vuoi vincere il set, facciamolo vincere a quello l'altro che lo vuol vincere. Ma lo vuol vincere l'altro? Non lo so, che si siano messi d'accordo per giocare il set più lungo. A coppa il giudice di linea. In contropiede è vincente il dritto di Fernando Gonzalez, che ha rimontato da 3-5 salvando due set point, uno sul 5-3 e uno sul 6-5, e poi altri due nel tie break. Porta a casa un set che aveva più volte perduto. Fernando Gonzalez non ha pagato il giocatore cileno gli alti e bassi di questo suo primo set, con Del Potro che lascia il campo e avrà qualcosa a cui pensare in questo intervallo. Beh sì, perché insomma, ha perso delle occasioni, troppe occasioni, cioè, non puoi perdere un set così. Perdere un set così è una memoria negativa molto pesante da digerire. Entrambi sono in parità fra vincenti ed errori, 12-12 per Del Potro, 22-22 per Gonzalez. È indubbio che il gioco l'abbia mosso di più il giocatore cileno, però le occasioni le ha avute e più numerose Del Potro. Sì, però Gonzalez una palla break su 5, Del Potro una su 3, insomma, quindi un punto in più comunque per Fernando Gonzalez, che chiude il primo. Attenzione. 15-0. Le regole cambiano, quindi è difficile starci dietro. L'anno prossimo cambierà la regola dei crampi. Non si potrà più chiedere l'intervento del fisioterapista per crampi dentro il game. Bisognerà aspettare la fine del game. O bisognerà dire che uno ha qualcos'altro e non ha i crampi. Allora esatto. Fisioterapista arriva. Quindi ci pari. Hawkins. 30-15. Ora Del Potro si starà chiedendo cosa faccio. Mancano 20 minuti a mezzanotte. 40-15. Beh, certo che sembra che dopo domani non abbia niente da fare. No, beh, se vince deve giocare. Sì, ho capito, ma se no va a Londra. Tiene il servizio Gonzalez e il cileno parte in testa al secondo set.
non vuoi che ci sia una sorta di accomodamento per quelli che devono ancora qualificarsi per il Master a favore di quelli che devono qualificarsi per il Master? Beh, non lo so, cioè, non è mica bello trovarsi Gonzalez al Master, un anno ha battuto Federer. È vero che se non trovi Gonzalez trovi Söderling o Tsonga, non c'è molta differenza, mai come quest'anno forse l'edizione del Master è così incerta, vincente, piena di personaggi, di gente che sa giocare bene. Corzio. 30-0, ancora un punto di retto col servizio per Del Potro. Ancora con il back, questa volta non riesce a controllare il dritto Del Potro. Forse dopo aver tanto provato a tirare ti ha ascoltato, Roberto. Sì, perché contro quelli alti bisogna farli giocare contro la palla bassa. Del Potro è certamente un coordinato, però contro la palla bassa probabilmente qualche difficoltà in più ce l'ha. Del Potro. Ace, e siamo uno pari. Sesto ace per Del Potro, cambia anche lui la racchetta. Alla vigilia del cambio delle palle. Forse è sorpreso Gonzalez dalla risposta di Del Potro. Sbaglia però Del Potro, 15 pari. In contropiede per il 30-15. Doppio fallo, 30 pari. Aveva fatto un mezzo passo dentro al campo Del Potro, aspettando la seconda di Gonzalez. Difficile capire chi ne abbia di più adesso. Count 40-30. Il più motivato probabilmente Gonzalez, perché lui è ancora in gioco per qualificarsi per il Master. Del Potro però è così giovane che perdere non credo gli faccia piacere.
e soprattutto se avrà dato un'occhiata al tabellone, è favorito per un posto in finale. Tra l'altro, avendo perso Federer ieri e Murray quest'oggi. Largo il recupero del Potro, che poi si è lanciato in un plastico tentativo di voler. Volé d'Albatros. Sembrava più un cammello. Cammello, hai ragione. Dopo l'airone di Pinneberg, il cammello di Tandil. Di Tandil. Tra l'altro, città di tennis e di tennisti. Tutti fra l'altro formati dallo stesso maestro Marcelo Gomez, che ha insegnato a Perez Roldana, Sabaleta, qua a Monaco, solo per dire delle ultime generazioni. Si sbaglia parecchio in questo game, parità. Sales ha una terza chance di salire 2-1. Nonostante la deviazione del nastro, comunque vincente il dritto di Fernando González, 2-1 per il cileno il secondo. E ha vinto il primo al tie-break. Gli sta spruzzando un antidolorifico sullo stinco destro. In effetti sembra un po' gonfio, un pochino rosso. No, sono le gambone, sono le sue gambone. O si è dato una racchettata. Può essere... Si guarda il il destro. Sì. Serve Juan Martín del Potro, González in vantaggio 2-1 nel secondo. Doppio fallo dell'argentino. Anche lui non sembra stare benissimo, appena fatto un piegamento. No, affatto. Servizio dritto per il 15 pari. Sulla riga il rovescio di González, 15-30. Arriva in corsa quasi in posizione aperta col sinistro davanti rispetto al destro e poi spara un rovescio lungo riga, piatto praticamente. Ha toccato, chiede il falco González. Si rimette in posizione per la seconda, quindi lui l'ha vista decisamente out, infatti è così. Quindi 15-30, seconda di servizio. A 30 pari. Che sberla. Accidenti.
non è 144 all'ora, sì. Non è il miglior del Potro, no. Però diciamo che si intravedono le sue caratteristiche. È mancato solo il momento di chiudere, sì. Cosa grave peraltro. Ti pare poco. Buona. Chiede il falco del Potro, ma non lo fa in maniera troppo convinta. Poi guarda verso il proprio angolo per dire, beh, come l'avete vista? Addirittura riga piena, palla break. Grandissima occasione per Gonzalez di prendere il largo nel secondo set, togliendo definitivamente la voglia di vincere questa partita a Del Potro. Però sbaglia la risposta il cileno. Questo sarebbe il momento, perché Del Potro ha sbagliato qualcosa e lui deve approfittarne. Sì, ma anche lui non è uno di quelli che al momento buono deve sanno approfittare subito, come può essere un Nadal, insomma. Non chiede il falco questa volta Del Potro. La risposta di Gonzalez, che è scomparso dal teleschermo, tanto il servizio dell'argentino lo aveva buttato fuori dal campo, ma da laggiù è arrivata l'ennesima bordata vincente di dritto. Di nuovo palla break. È inutile parlare di tattica. No, no. Con Gonzalez. No. Chiudi gli occhi e tira. Sì. Qui era obiettivamente più difficile, perché il dritto di Del Potro era pesante. Parità. Di nuovo, uguale. Incredibile. Cioè lui è padrone del braccio. Questo 175. In risposta c'è tanto. Terza palla break, terza palla del 3-1 per Gonzalez. Non oso pensare cosa farà su questa seconda, se sulla prima ha fatto 175 km all'ora di ribattuta. Andrà a cercare il rovescio Del Potro. E infatti. Parità. Ha tirato una palla che ha colpito il suo campo, il proprio campo. Vabbè, ma insomma. È così, è un giocatore fatto così. È la sua grande forza. Sì, certo. Una forza che poi si traduce a volte anche in debolezza. Ci ha provato per, cioè, anche Del Potro, guarda che è un bel soggetto, perché ne ha prese due senza neanche vederle e per la terza volta gli va lì, perché dice non può essere vero, non può essere vero. Parla del due pari e arriva l'ace. Allora forse non ha tanta voglia di perderla questa partita Del Potro. Salva tre palle break ed è due pari. Boom. Quindici-0. Quindici-0.
15 pari. Che follia. E esco la seconda. ...159 esterno, tutto taglio, quindi sono tirato forte. Qui non ha colpito bene. Qui nastro e la palla gli rimane dentro. Finisce in ginocchio del Potro. Ma questo è un incubo, stava pensando. Forse sono a letto, sto già dormendo, ho mangiato troppo e non ho digerito. Sono d'accordo. Perché Del Potro è certamente un razionale. Molto razionale. Molto razionale. Quindi. E quindi un avversario così un pochino lo mette in difficoltà dal punto di vista psicologico. Questa poi, uno si aspetta la bordata e invece arriva questo angolo strettissimo. Comunque ci sta facendo divertire Fernando Gonzalez, che peraltro è anche in vantaggio in questa partita, 3-2 per lui, secondo set. Che cosa ha tirato con quest'ultimo dritto? Il dritto alla canè. Paolo si metteva dalla parte sinistra del campo e poi giocava praticamente la palla corta, liftata in diagonale. E poi quando gliela prendevano, non ho capito, si meravigliava. E io cercavo di spiegargli, ma guarda Paolo, quello è un colpo bellissimo, ma insomma non è facile da... Tifosi cileni. Vediamo che cosa c'è qua, che non va. Sento parlare di tape. Quindi se c'è il tape vuol dire che non è una botta. No, certo, che è un'infiammazione. Però non esce nulla da questa bomboletta, o esce? Infatti no. No, ma se è bomboletta, se è bomboletta è certamente un urto, dai. Del Potro indirizza i propri colpi prevalentemente contro il rovescio di Gonzalez. All'inizio sembrava andargli piuttosto bene, poi con il procedere della partita è stata una scelta tattica che lui non ha abbandonato, ma che non gli ha più portato così tanti punti. Anche perché ha cominciato con i tagli Gonzalez. Comunque lui non ha perso il primo set per scelta tattica. Lo ha perso perché non è stato bravo nei momenti delicati. Non è stato determinato al momento giusto. L'errore di Del Potro. 15 pari. Sbaglicchia qualcosa. Trenta quindici.
nastro. Il nastro con Del Potro non è così gentile come con Gonzales. 30 pari. È una partita in cui stanno consumando parecchie energie. Si stanno prendendo pallate e stanno consumando parecchie energie. Da più di un'ora e mezza ormai. Sbaglia con il dritto del Potro. C'è di nuovo una palla break a favore di Gonzales, che ne ha già avute tre nell'altro turno di servizio di Del Potro. Cominciano a diventare tante le occasioni che Del Potro offre al suo avversario. Ha giocato con grande attenzione Del Potro. 40 pari. E ha giocato con l'idea di farlo giocare, invece, Gonzales, no? Make it play, cioè buttagli di là sperando che qualcosa succeda. Cioè dovevi, insomma, ci sarebbe voluto un'altra follia. Esatto, un'altra... in quel momento lì, perché non devi farla adesso, scusa. Ancora in progressione Del Potro, che però fa delle smorfie. Gli ha dato anche lui la festa di Safit. Uno così timido, riservato. È rimasta dentro la risposta steccata da Gonzales, che poi viene subito avanti ad approfittarne. Parità. Del tre pari, la seconda. Eccola la follia. Beh, cioè, io mi sforzo. Di telecomandare Gonzales. No, i nostri amici avranno pazienza. Io mi sto sforzando di cercare di dare un senso logico alle cose che sta facendo Gonzales. Però io onestamente insomma, non ce lo vedo, perché anche qua così buco all'improvviso, pallata. Cioè, quando non tira la pallata non sei contento. Quando tira la pallata non sei contento. Io non sono mai contento. Com'è la pubblicità? Ma lei è incontentabile. Avantage Del Potro. Non sono mai contento dal punto di vista della logica del gioco, però dal punto di vista dell'effetto... È... Cioè, se tu pretendi della logica di gioco da Gonzales, è sbagliato. Beh, certo, certo. Cosa sto facendo qua? Diceva Darwin, diceva Chatwin. Lungo! Ma no, ma Del Potro! Come può essere?
parità. Bel servizio. Poi il contropiede di dritto. Avantage del Potro. Questa è la quarta possibilità che ha Del Potro di portare a casa il game. Tu vuoi conoscere la mia linea logica del gioco? Sì. Forte sulle righe. La pallata, cioè la pallata disperata che fa anche riba, si tira quando si è in condizione disperata. Cioè non si può tirare quando invece stai giocando il putto. È questo che dico. Invece lui, che fa dei putti pazzeschi, bellissimi, spesso la tira quando potrebbe fare 800 altre cose. Con difficoltà annullando un'altra palla break, tiene il servizio Del Potro, rimane lì tre pari. Forse vuole il trainer Del Potro. The physio, eh sì. Certo che arrivano in fondo all'anno, sono tutti cotti questi giocatori. Non ce n'è nessuno in grande forma fisica. Casio. 15-0. Franzio. 30-0. Beccati questa travata. Sembra dire Gonzalez. Ha tirato la travata anche Del Potro. Okay. Mano De Penta si arrabbia. Si arrabbia perché l'altro ha tirato forte. Ha tirato forte, adesso vuole tirare più forte io. Quasi riga di Del Potro. Il falco per Gonzalez. Profondità micidiale dei colpi di Del Potro, senza alcun dubbio. Un pezzo di riga l'ha presa. Sì, sì. 30 anni, secondo le stesse challenges romane. Oh beh, ha allungato il suo braccione, Del Potro intercetta il taglio di Gonzalez e la prima palla break del secondo set per l'argentino. Sembra deciso a voler aumentare i ritmi, questo non so se derivi da una situazione fisica non ottimale per cui lui non ce la fa forse più a tenere lo scambio. Potrebbe essere. Una sorta di falco e rifalco. Falco e rifalco. Mi sa che ha ragione Gonzalez, infatti è più un falco di fastidio quello di Del Potro che si vede annullare dall'ace la palla break. Altro micidiale risposta di dritto da parte di Del Potro e altra palla del 4-3 per lui. Ormai picchiano contro il muro, nel senso che vedono che l'altro risponde servendo slice, loro continuano a servire slice come se volessero dire sono più forte io a servire slice in quanto tu non risponda bene. Out. Parità, è arrivato male su questo rovescio Del Potro.
cioè lui ha un modo di essere eletto, no? che gli arriva un pigro, quasi pigro, perché è molto lungo, eccetera, però poi quando gioca generalmente riesce a essere svelto. Stasera non è particolarmente svelto. Ancora decisa a forzare la risposta, a fare le cose in fretta del Potro. Ha una terza possibilità di salire 4-3. Qui ha giocato benissimo però. Sì, sta giocando molto più in attacco in questo secondo set, sì, in questo che non nel primo set. Cioè, nel senso, in comando del gioco, ecco. Deve subire un altro ace. 215 chilometri orari, il taglio ad uscire da sinistra. D'altronde Gonzalez, se tira a centrovata il dritto, il servizio potrebbe tirare a 250. C'è stato un nuovo record di velocità tra le donne. La Stosur ha servito a 208, facendo meglio di Venus Williams, che era la detentrice del record. La prima volta che ha la palla del game Gonzalez. Violente centrale la risposta di Del Potro. Sbaglia Gonzalez, parità. Ancora fortunato Gonzalez col nastro. Altro ace. È il terzo del game ed è la seconda palla del 4-3 per lui. Tra l'altro sta servendo meglio del solito Gonzalez. È uno che serve abbastanza bene, ma non così bene. Si vede che ha capito che in questa partita il servizio diventa fondamentale, perché chi per primo tira un colpo forte generalmente fa il punto. In contropiede Fernando Gonzalez tira il dritto, salva un game in cui ha dovuto fronteggiare tre palle break, mantiene il vantaggio nel secondo. Con lo stinco destro di Fernando Gonzalez ci ha praticamente avvolto intorno un nastro di cerotto e ora si reca al capezzale di Del Potro, che ha male agli addominali. Beh, mettete un'infermeria in campo, facciamo prima. Quest'uomo invece è rimasto l'ultimo di turno. Cioè, non è possibile. Mettete un'infermeria completa. Vediamo. Al prossimo cambio di campo succederà qualcosa. Potrebbe essere finita il prossimo cambio di campo. In effetti è così. E insomma, in base anche a queste ripetizioni, la difficoltà per Del Potro sembra essere soprattutto quando deve stendere verso l'alto il braccio destro. No, ma credo che sia un problema di addominali. Sì. Quindi nei colpi sopra la testa non è una bella cosa. Intanto serve indietro 3-4 e ha già dovuto salvare 4 palle break in questo secondo set. Olè! Che soddisfa questo dritto? No, sì, vabbè, cambiamo argomento. Sì, mi soddisfa perché era in una posizione molto defilata, quindi sarebbe stato difficile riprendere il centro e ha tirato forte. Diciamo che ha quasi fatto bene,
considerate anche le sue percentuali. È fatto punto. Sì. 15 pari. Questo è un po' come il discorso per Ivanisevic, no? Che tirava prima e seconda palla come se fossero due prime. Beh, e tutti protestavano. Andava bene, perché se lui la metteva dentro faceva il punto, quindi... Forse le probabilità di fare il punto con quella tattica per Ivanisevic erano addirittura superiori a quelle di Gonzalez. Sì, 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 sì. Quando tira così il dritto. Questo invece sbagliato. No, no, beh, questo sbagliato solo di esecuzione. Ma un colpo che avrebbe portato il punto. Eh sì, e aveva una buona idea dietro. Io avrei aspettato ancora, però. Tu sei troppo prudente. Ma siamo su un campo veloce lì, sai. No! 40-15. Avrei aspettato ancora solo perché c'è l'avversario che sembra che non stia bene, quindi fallo giocare il più possibile. Non devi avere fretta. Quando hai un avversario che vedi che non è al massimo, a meno che lui stesso non sia al massimo, allora devi fare quello che vuoi. Larga. 4 pari. Allora ci sarà un altro cambio di campo. Sono arrivate le dichiarazioni di Nadal dopo il successo 7-5 al terzo su Tommy Robredo, che ha servito per il match sul 5-4. Penso di essere stato meno fortunato rispetto alla partita con Almagro, dove aveva dovuto annullare i 5 match point, e pensa anche di aver giocato meglio rispetto a ieri, in maniera più aggressiva con il dritto. Però si considera comunque sfavorito contro Tsonga, anche se lui ha detto nessuna partita è vinta in partenza. Certo, questo è il suo atteggiamento, però Tsonga tira delle badilate. Quello che gli manca ancora, dice, è essere più propositivo, giocare più dentro il campo, essere più aggressivo. Però dice è un problema derivante soprattutto dalla fiducia, e quindi è un processo che necessita di tempo. Ogni vittoria è importante, vuol dire giocare una partita di più e quindi aumentare sotto quel profilo il numero delle possibilità per giocare meglio. C'è quello che abbiamo detto prima, no? Ce l'abbiamo detto questo, abbiamo detto proprio questo. Sono felice che Nadal confermi le mie idee, le nostre idee. 40-15 intanto, profonda la risposta di Del Potro. E gioco per Gonzalez. 5-4 per il giocatore cileno, con Del Potro che dopo il cambio di campo andrà a servire per salvare la partita, e ora vediamo se il fisioterapista gli propone qualche trattamento. No, si è seduto, quindi nulla. Rete la prima di servizio, serve la seconda contro Fernando Gonzalez, che è in vantaggio 5-4 nel secondo set. Il cileno ha vinto al tiebreak il primo set in cui Del Potro non ha sfruttato 4 set point, rovesciando quanto era successo nell'ultimo confronto, quello giocato in semifinale sul cemento americano di Washington, quando a non sfruttare i set point era stato Gonzalez, che poi aveva perso al tiebreak il primo e poi nettamente il secondo. Pari.
Vai. A due punti dalla vittoria, Gonzalez. Questo è un colpo straordinario. Fantastica questo. Soluzione da parte di Gonzalez. Due match point per il cileno. Per carità, cioè, voglio dire, coefficiente di difficoltà 6.000. Però lui era in posizione difficile, ha rischiato. Non riesce, mi pare, più a servire con grande violenza del Potro, che però, mettendo un dritto sulla riga, annulla il primo match point. Allora è probabile che sia un addominale, potrebbe essere anche uno stiramento addominale, lì non c'è niente da fare, eh. Dico, non c'è niente da fare adesso, insomma. Per l'altra bordata in lungo linea, esce di poco, ci ha provato un'altra volta Gonzalez. Calta. 40 pari dopo due match point. Come dargli torto, insomma, se lui da quella posizione li rischia sempre e spesso gli dice bene, a maggior ragione nel match point deve rischiare. Ha perso campo del Potro, c'è un terzo match point per Gonzalez, che ha lasciato andare una santa barbara di dritti. La cosa sorprendente è come faccia a ricaricare il cannoncino in un tempo così breve, no? Terzo match point, Gonzalez. Annulla con freddezza del Potro anche questo terzo match point. Parità. Volo. Quarto match point. Fuori tutta Fernando Gonzalez. Beh, grande coraggio e soprattutto capacità di fare molte cose, sembra che zoppichi quasi. Avantage Gonzalez. Se del Potro cercherà ancora una volta il rovescio di Gonzalez.
cerca di sorprenderlo al centro e ha ragione lui. Annullato anche il quarto match point, parità. D'altronde Gonzalez sta mordendo un po' il freno, ma non c'è molto che possa fare perché serve l'altro. Voglio dire, a meno che qualcosa ha fatto, però no, ha fatto tantissimo, però voglio dire che quando, se l'altro si concentra, mette la prima e lo costringe a subire, anche lui deve subire. Sbaglia però con il dritto del potro. Quinto match point. Questo è un errore abbastanza grave per Del Potro. Sì, Del Potro non è a posto, cioè lo si vede chiaramente, che non è a posto, non è al 100%. Nel primo set sembrava al 100% però. Sì, però nei momenti buoni ha giocato sempre, è vero, quello sì, con poca fiducia, come se gli mancasse qualcosa. Ecco. Quasi simile questo quinto match point ai quattro che l'hanno preceduto, con l'accelerazione di dritto, parità. Forse questa è stata la grande occasione avuta da Gonzalez. Sbaglia la risposta di dritto. Vantaggio del Potro. Irretito, no? Arrabbiato per avere sprecato, per non essere riuscito a trasformare 5 match point. Arriva l'ace centrale di Del Potro, è l'ottavo per l'argentino che ha annullato 5 match point. Tiene il servizio, si prosegue 5 pari. Zero. 30-0. Molto rapidi questi ultimi turni di servizio di Gonzalez. Cosa voleva fare con quella prima? Cioè lui inventa, per lui la partita è una creazione, capito? Lui è un artista. Del Potro non si può troppo scherzare. No, perché di là c'è la razionalità. 40-15. Ed ace, sono 12 gli ace per Fernando Gonzalez. Ha la possibilità il giocatore cileno di giocarsi un altro tie break con Del Potro, che andrà al cambio di campo, al servizio dopo il cambio di campo, consapevole che nell'ultimo ha dovuto annullare ben 5 match point. Ormai non sono rimasti molti in tribuna, anche perché ieri se ne sono andati alle 2.
E se Del Potro dovesse vincere questo secondo set, vabbè, più o meno sfondiamo l'orario. Ricordo che domani si ricomincerà a partire dalle 14 Sky Sport Extra, e la giornata dei quarti di finale cominciano Söderling e Djokovic. Söderling ancora alla ricerca di un posto al Master. Ricordiamo che Davidenko, dopo la sconfitta di Verdasco con Cilic, è aritmeticamente sicuro di essere il settimo. E poi nel pomeriggio, dopo Söderling e Djokovic, giocheranno Tsonga e Nadal. La sera alle 19.30 Monfils Cilic, quarto di finale, e Stepanek che aspetta il vincitore di questa partita. Stepanek che naturalmente tifa sicuramente per il terzo set, perché insomma, grazie ad un Murray che è andato a dormire alle 4 della mattina per i tre set con Blake, ha probabilmente vinto quest'oggi contro lo scozzese. No, ha certamente vinto contro lo scozzese. Franco Davin, da un anno, quasi due ormai, al fianco di Del Potro, la difficoltà, ha detto, non è stata tanto quella di costruirgli il fisico o i colpi, quanto di convincerlo che aveva le possibilità di giocare alla pari con i più forti. È stato un lavorio quotidiano di conversazioni, di dialoghi, perché lui è un po' troppo timido, era reticente, non era convinto di essere all'altezza. 15-0. Lo stesso processo di Karlovic, no? 2,09 era uno timido. Adesso non voglio dire, insomma. Beh, è vero però che le persone molto alte possono, come quelle molto basse, cioè sono quelle che c'è le vie di mezzo che, insomma, sono più nella norma e passano più inosservati. Però i grandi condottieri sono stati piccolini, attenzione. Anche delle pesti. Sì, d'accordo. Buono. Questa volta ha giocato in progressione Gonzalez, con i piedi sempre più dentro il campo. 15 pari. Chiesa. È buona. Tirata o fortunata? Tirata. Questa volta tirata. A due punti dalla vittoria, Gonzalez. Ancora tira, questa volta con il dritto, e ci sono altri due match point per Gonzalez, sempre sul servizio di Del Potro, però sono lo sesto e il settimo. Sai, quando uno le tira così tante e le mette tante dentro, vuol dire che insomma è un progetto studiato. È vero che magari la seconda palla di Del Potro è un po' morbida, non è tanto efficace. C'è possibile questo? Ai ai ai. Povero Del Potro. Però è riuscito a non far tirare a Gonzalez. Cosa ha tirato lui però? Annulla il sesto match point. Ma ce n'è subito un settimo per Gonzalez. Come ha giocato Del Potro. Sette match point annullati dall'argentino, parità.
40. Sta diventando una partita drammatica, una vera roulette. Anche perché lui probabilmente non è al 100%, ma la partita non la vuole lasciare. No, ma si è capito che non vuole lasciare, sennò avrebbe già sciolto. Non la vuole assolutamente lasciare, quindi mette in campo quello che ha. Sbaglia Gonzalez. Palla per il tiebreak per Del Potro. E qui c'è il diavolo, però il diavolo che non riesce a fare i coperchi. Sai che fa le pettole ma non fa i coperchi il diavolo. Vabbè dai, è quasi luna. E Gonzalez che è in officina stasera. E pesta. Gonzalez, se lo prende un Fabio Ferraio, sicuramente del lavoro glielo trova. A dare di mazza, secondo me, è un futuro. Aiuto, corre un rischio Del Potro. Andare a istigare ancora il dritto di Gonzalez. Vantaggio Del Potro. Sai, poi bisogna anche considerare che i due contendenti vengono da due paesi dell'America Latina dove c'è una forte rivalità. Cioè, non in particolare tra Cile ed Argentina. Beh, però insomma, ci sono stati dei match di Davis in cui volavano le sedie. Esatto. Però tra giocatori non credo ci sia questo genere di rivalità. È vero, però insomma. Parità. Mi ha graziato Del Potro, è arrivato in ritardo e ha tirato dove lo aspettava Gonzalez. Cammina sul fil di lama l'argentino. Suo comunque il vantaggio. Break anche nel secondo set, il primo l'ha vinto Gonzalez 8-6, due set point mancati da Del Potro in quel tie break e altri due nel corso del set pareggiano i 7 mancati da Gonzalez, 7 match point mancati da Gonzalez in questo secondo set. Però bisogna dire che per quanto riguarda i match point se li è quasi tutti giocati Del Potro, sì, che se lo sia giocato Gonzalez. Primo punto per il cileno. Io non so, io credo che se tu vai a vedere i punti di questo set, i punti vitti di questo set, ne ha fatti di più gozzare. Vediamo. Beh, con tutte le difficoltà che ha avuto Del Potro per tenere il servizio, appunto, è quello probabile. Che 55-52. Non è così evidente. Mini break a favore Gonzalez. Mentre questo è il grande rovescio, signore. 2-0 Gonzalez. Stavolta in posizione chiusa. Molto bello. Servizio passa a Gonzalez. Gonzalez.
Comunque si sono giocati 109 punti. Lo 7. Out. 109 punti in un 7, che è come due 7. In totale nella partita siamo a 204. Hanno giocato 4 set. Avevo il sospetto. Recupera il mini break del Potro, due pari. Due partout. Quattro, nove, tre. Tre, sette e mezzo, diciamo. C'è una media di tra i 60-65 punti a 7. Per un set mediamente lottato. In questo momento siamo 104 a 101 per Gonzalez. 3-2, Gonzalez. Che serve il tredicesimo ace. 3-2 per lui. Si gira tre pari. E c'è ancora un servizio per Del Potro. Seguiva forse a rete la prima. Non lo so, potrebbe anche essere lo slancio, dici? Sì, il gesto. Che dritto, lascia andare, non è più così incisivo con il servizio del Potro, ma con i colpi invece dal basso continua a martellare. Per la prima volta Del Potro è in vantaggio in questo tiebreak del secondo set, 4-3. Molto bene con la risposta del Potro, mini break di vantaggio per l'argentino, 5-3. Del Potro che si è improvvisamente svegliato. Vuole le palle Gonzalez, ha trovato il modo di arrabbiarsi perché le palle non arrivano dalla sua parte. Ma sai, voglio dire, Gonzalez che ha come dire, fallito 7 match point, un qualche ricordo negativo ce l'avrà, o sbaglio? Eh no, se ce l'avrai come? Falco di Gonzalez. Ed è dato di là, certo che la palla era buona, come sia buona. Cioè deve essere specie fuori. Deve ritrovare un minimo di compostezza Gonzalez, se no... Questo set già pericolante va perduto e infatti arriva il doppio fallo, 6-3 del Potro, 3 set point per l'argentino. È il terzo doppio fallo della partita per Gonzalez, ha scelto un bel momento per servirlo, però annulla il set point con l'aggancio nella risposta di dritto e anche Del Potro ha le sue colpe. Sì, anche lei Del Potro ha i suoi cattivi ricordi. Sì, anche lui ha i suoi, però diciamo cattivi ricordi che si sono maturati pur con una scelta razionale, ecco. Invece quelli di T.
di Gonzalez generalmente sono collegati ad una scelta folle. Carica un'altra volta il dritto. Gonzalez annulla il secondo set point. Ne ha un terzo del Potro, però sul servizio di Gonzalez. Però obiettivamente adesso sembra del Potro in difficoltà col servizio. Sì, sì, sempre in difficoltà, però. E invece cioè, è set point per lui. Sì, è vero. Anche se è in difficoltà, se l'altro non fa ace, insomma. Lui ha lo sportello in mano per tirare le sportellate, capito? Falco. Falco giustamente chiamato da Del Potro. Anche se si avvia a cambiare campo e probabilmente la sua risposta risulterà lunga. È così. Quindi gli annulla Gonzalez, anche il terzo set point si gira sul 6 pari in una partita in cui a livello di punteggio è successo di tutto. In cui i set point e i match point sono stati, non direi dilapidati, ma non trasformati con una inquietante sequenza. No, bisogna fermarli, prendere un tè e spiegare, ragazzi, bisogna vincere. Uno di voi la partita la deve vincere. Largo il dritto di Gonzalez e c'è un quarto set point per Del Potro. Trasformato, 7 match point, Fernando Gonzalez, e Juan Martín del Potro lo cerca con lo sguardo per vedere se c'è una reazione da parte del suo avversario. Si gioca da 2 ore e 22 minuti e si ritira Gonzalez. Credo. Uno dei due. Fernando Gonzalez è obbligato di se ritirare. Je 7 match del Potro. I fischi per Fernando Gonzalez, che ha avuto 7 chance di chiudere la partita, non lo ha fatto e quindi perso il secondo set al tiebreak, si ritira. Però ci sta, ci sta, perché gesto folle di un giocatore che ha dimostrato follia ma anche genialità, e poi alla fine diciamo l'uscita in questo modo è un'uscita quasi da vincente, anche se ha perso. Comunque Fernando Gonzalez si autoelimina anche dalla corsa per il Master e a questo punto, con la qualificazione quest'oggi di Nikolaj Davydenko, pur sconfitto il russo, rimangono in gara Fernando Verdasco, che però non può fare nulla perché ha perso da Marin Cilic, e nelle mani di Söderling, di Edith Zonga, con lo svedese a cui